Ciao a tutte pasticce, eccomi qui con un nuovo video. Allora, bentornate sul mio canale e io direi di farvi innanzitutto un complimento perché siamo arrivati ai 500. Un applauso! Bravissime! Siete delle persone fantastiche. Comunque, quindi davvero vi voglio ringraziare, manca meno della metà ad arrivare ai 1000, non vedo l'ora, sto facendo il meno, 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 meno. Anche perché vorrei magari organizzare qualcosina per i 1000, però ho un sacco per esempio di rossetti che vi avevo detto che mi sono stati dati in più, quindi vedete, per esempio questi ne ho due, non ne ho ancora aperto neanche uno, però fa lo stesso. Quindi voglio darvi un po' di regalini. Comunque sia, quando arriveremo ai 1000 se ne riparlerà. Fino ad allora continuerete a sorbirmi i miei fantastici video. Allora, no, vabbè, sono scema, cioè, nel senso. Comunque sia, iniziamo subito. Allora, questo non so se l'ho detto, è il video sui prodotti finiti. Allora, primo prodotto finito è questo balsamo qua della Splendor. Ho già provato quello al cocco che non mi era piaciuto. Ho provato questo qua, che secondo me ha un odore più buono rispetto a quello del cocco, comunque non lo so. È Fiori e Bacche di Ribes. Mamma mia, sono tanta. Capelli trattati e spenti. Allora, sono 300 ml, sapete, al solito prezzo di 99 centesimi e a me non dispiace, cioè questo sinceramente mi è piaciuto di più rispetto a quello al cocco non mi era per niente piaciuto, questo qua è abbastanza accettabile, è quello col tappo rosa come potete vedere, e, però cioè sì, non era male, però a me la linea di adesso voglio provare l'ultimo, so che ce n'è un altro col tappo marrone, voglio provare anche quello. Però la linea Splendor no, non è che mi faccia sinceramente impazzire. Adesso vediamo se quello marrone riesce a ricredermi proprio su tutta la linea, però sinceramente a me questa non è che è una linea che piaccia molto. Molti la decantano, però a me non è che faccia impazzire. Al contrario di questo fantastico balsamo che è quello alle 5 piante, ragazzi, sto passando a Bonici sia per quanto riguarda capelli, sia per quanto riguarda prodotti di make-up e la cura del viso. Questo qua infatti so che ha un Bonici, se non dico una vaccata, cioè almeno mi sembra di aver capito così, ed è quello nuovo, diciamo, alle 5 piante, tè verde, limone, eucalipto, ortica e verbena. Verbena mi ricorda quello di Vampire Diaries, di cui dopo mi guarderò anche la puntata, così. No, mi piace tantissimo l'odore, mi piace un sacco, mi piace davvero l'odore perché rimane tantissimo sul capello, cioè non è che lo nutre, però lo rende morbido in un modo allucinante, messaggio, scusate, e mi piace tantissimo, io ve lo straconsiglio, adesso non lo so, appena posso, appena finisco ricomprerò, voglio provare lo shampoo di questo, prenderò shampoo e balsamo e voglio provare anche quello marrone, sempre della Ultra Dolce, adesso non ricordo esattamente come si chiami, però wow, eccezionale. Oh, cosa che non vedevo l'ora di finire, profumo dell'erbolario, il Goji. No, ragazzi, non ci siamo, mi fa schifo, ma davvero non ho mai sentito un profumo più schifoso, piuttosto mi fa più schifo quello che il Dior Fahrenheit, cioè allucinante. Parlando sempre di profumi, acqua profumata, ho finito la mia acqua profumata della Acquolina allo zucchero. Ops, non trovo più. Che capelli. No, tornando seri, questo qua, lo zucchero a velo, a me piace tantissimo. Cioè, però, ragazzi, lo zucchero a velo significa profumi dolci, ma dolci, dolci, dolci. Io sono una di quelle persone che amo i profumi dolci e che non li nauseano, ma profumi. Perché, per esempio, la fragranza Vanilla Cupcake, che è tipo decantata anche quella. A me non piace, cioè, non so perché, a me la Vanilla Cupcake mi fa schifo come profumazione, non mi piace per nulla. Comunque il profumo dell'Acquolina e zucchero a velo mi piace un sacco, adesso io ce l'avevo da 3 anni, quindi non ricordo esattamente quanto costi, però sì, la ricomprerei tranquillamente. Allora, passando in tema spume, ne ho finite due. Questa qua della Garnier, che è quella Raviva Ricci effetto bagnato numero 3, che mi piace tantissimo. Ne sto provando un'altra della Garnier, però non ho voluto riprendere questa, mannaggia a me. E quella lì non mi piace, non mi piace. Preferisco rispetto a questa che è Nivea, che rispetto alla Raviva Ricci è peggiore la Nivea. Ma
la Nivea rispetto a quella che sto usando adesso è migliore, cioè quindi rendetevi conto. E appunto l'altra è la Nivea, questa qua è la Flexible Curls, la 04 extra forte. Sì, non è male, vi ho detto appunto, rispetto a questa è migliore la Garnier, ma rispetto questa rispetto a quella che sto utilizzando adesso, no, è molto migliore la Nivea. Comunque sì, se ne utilizza un po', fa un bellissimo effetto anche questa qua come spuma. Ce n'è rimasto un pochino in entrambe. No, smettila di fare la cretina. E quindi niente, ho finito due spume. Opla. Poi ho finito due creme corpo. Sì, due creme corpo. Queste qua, le ricette del dottor Pignaccia, che mi fa schifo. Sia come idratazione, anche come packaging. Guardate come si è distrutto. Manco ce l'avessimo da tre, ce l'avessi da 3 anni, invece ce l'avevo tipo da 2 mesi, tre. No, 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 non ci siamo minimamente. Dottor Pignaccia, rimani pure dove sei. Buttati a un altro marchio. Cioè, buttati proprio da un'altra parte perché come creme non ci siamo. E l'altra che mi ha deluso, sinceramente, è questa qua dell'Equilibra. Che adesso non so se l'ha trovata ancora nel giornale perché prima era venduta la metà di questa confezione insieme al giornale al prezzo di 1,50 euro. Io l'ho tagliata, non mi è piaciuta, sinceramente. L'ho comprata perché era in saldo, tipo in offerta lancio. Ma no, no, non mi è piaciuta. No, mi ha deluso, devo essere sincera. Mannaggia lei. Vabbè, ho finito un bagno schiuma che amo, davvero adoro. Sono questi qua della Clio. Questi qua mi piacciono tantissimo. Cioè, so che fanno schifo, come inci, ne sono consapevole. Anche molto fanno schifo. Però hanno una profumazione che, cioè, nessuno le batte, mi dispiace, c'è nulla da fare. Ho finito due tonici e ho finito questo qua di Clarins e questo solito della Roberts, di cui non vi parlo neanche tanto perché sapete che vi dico solo che ho ricomprato la quarta boccetta. Però adesso voglio cambiare, voglio fermare di comprare quel tonico perché voglio cambiare un po'. E altro tonico che ho finito è questo qua della Clarins, che non lo ricomprerò perché la Clarins costa un pochino. Però sì, non è male. È senza alcol e secondo me è appunto giusto per le pelli grasse, comunque oleose, perché secondo me è proprio una funzione astringente che si sente che secca, si sente che secca la pelle. Quindi sì, io lo consiglierei appunto come c'è anche scritto lì per pelli grasse. Ho finito una marea di prodotti per capelli, questi due che mi fanno schifo, questo qua è la Lonix Miracle e questo qua della Dixon, un qualcosa, un concentrato rigenerante per capelli. Sono tutti e due pieni di schifezze, di siliconi, robe del genere. Me li aveva dati mia mamma da terminare perché sapete che poi, almeno mia mamma è una di quelle che compra i prodotti, poi li lascia a metà e dice: Martina, terminali. E quindi io mi ci devo mettere lì e terminarli. Finalmente li ho terminati, ma assolutamente non li ricomprerò. Non so neanche dove li ha comprati, non mi interessa neanche saperlo. Ho finito questo bagno schiuma qua della Sephora al caramello, lo amo, io l'odore del caramello proprio, cioè, impazzisco. E ho finito questo sample di crema ideale di Vichy che mi aveva mandato la Vichy. Oh, no, la Vichy la manda un po' tutti. Ma non mi è piaciuta, no, no, mi ha fatto abbastanza schifo. Poi ho finito questo qua che è l'olio d'argan puro della Caloderma, mi è piaciuto tantissimo, mi ha rigenerato le gambe. Infatti prima di comprare la crema corpo al karité dell'Aqualina, no, dell'Equilibro, scusatemi, utilizzavo questo, cioè no, niente paragoni. Io devo comprare un olio d'argan solo per le mie gambe perché mamma mia, da così a così, mamma mia. Sono innamorata. Ho finito un deodorante della Nivea, questo qua, lo Stress Protect. All'inizio mi piaceva. All'inizio, poi mi ha fatto schifo. Comunque adesso ne sto utilizzando quello della Viverde Coop che è senza schifezze. Sono contenta di averlo trovato, però non è che mi stia piacendo molto. Prima o poi lo testo bene perché adesso è ancora pochissimo che lo sto utilizzando. Altro prodotto finito è questo qua, il Nail Nurse della Rimmel ed è uno smalto trasparente, vedete? Cioè è praticamente terminato, però lo lancio perché è impossibile da prelevare. E quindi niente, lo tiro, lo butto nel bidone, però è praticamente terminato e mi piace tantissimo, proprio mi faceva venire di quelle unghie della miseria, effetto gel, mamma mia, amabile, volevo dire adorabile, però vabbè,
Mi sono davvero innamorata di questo base top coat. Ve lo consiglio davvero proprio con affetto, con affetto, con affetto, ve lo consiglio. Delusione colossale. Prima del dottor Auschka, non lo so se lo sapete, ma il dottor Auschka fa prodotti, non so se proprio di origine biologica, comunque bio. Niente, questo costa 24 euro, ha anche dei prezzi abbastanza elevati. Questa qua me l'aveva regalata una mia amica perché sa che io sono un amante di queste cose. Come potete vedere è terminatissima. E che dirvi, crema alla rosa light per il giorno. No, non mi è piaciuta per niente, ma proprio per niente, niente, niente. Non mi idratava il viso, non mi è piaciuta, è come se non mettessi nulla sul mio viso, no, non ci siamo. Per 24 euro mi aspettavo una cosa allucinante e invece mi ha fatto tutto lo schifo. Penso che sia uguale a una crema che costi 2 euro, quindi no. La boccia principalmente perché 24 euro è troppo, cioè siamo fuori, una crema fuori. Ho finito il mio fondotinta che sapete che lo amo, ma non ricomprerò perché ho trovato un negozio di Natura Sì che vende prodotti della Benecos e ho visto che il fondotinta Benecos e questo fondotinta qua hanno lo stesso prezzo, anzi in teoria il Benecos è anche un po' più basso e in più è di origine è proprio bio, quindi andrò lì e comprerò solo quel fondotinta se mi piace. Perché questo qua io davvero lo amavo, mi è piaciuto tantissimo, mi è durato un sacco. 30 ml mi sono durati novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, quasi 6 mesi belli buoni. Però davvero buonissimo, mi è piaciuto un sacco. Catrice All Matte Plus. Così proprio. Sono innamorata di quello che ho finito il Ciglia Sensazionali, nuova mascara della Maybelline. Mi è piaciuto tantissimo, faceva di quelle ciglia davvero sensazionali, come dice il mascara. Puzza, ha lo scovolino in silicone, però davvero ve le incurvava e ve le allungava in un modo allucinante, bellissime, proprio un ottimo mascara, mi è piaciuto davvero tanto questo. Complimenti alla Rimmel, alla Maybelline, scusate. Poi ho finito questo qua che è il Purple Stick ed è della Naturhouse ed è un burro di cacao biologico, mi è piaciuto molto, poi l'odore del propoli mi piace tantissimo. Ho finito questo qua, il Fiji Shampoo della Omnia Laboratories, questo qua è l'Argan, sì, non è male assolutamente, probabilmente lo ricomprerei tranquillamente. Poi ho finito questo qua della Nivea, che era un pottino di crema, questa qua classica loro, bianca, la Nivea Soft. Non ricomprerò più perché ha un cattivo inci, però vabbè, il pottino è comodo, potrei metterci dentro qualche altra cremina. Poi ho finito questa qui della Eucerin, che è un contorno occhi e labbra, no, non lo ricomprerò assolutamente. Come anche la crema notte, è troppo grassa per la mia pelle, no, non ci siamo minimamente. Questi qui ve ne ho già parlato. E la candela della Danti, ragazze. Cioè, comprate solo candele all'LED perché sono allucinanti. Della marca Danti, se vi interessa. Sono davvero allucinanti. Buone, buone, buone. E niente, miei care. Questo qua era il video sui miei prodotti finiti. Prodotti che ho terminato in tutto questo periodo. Spero che il video vi sia piaciuto. In tal caso mettete un bel mi piace o comunque commentate e scrivete qualsiasi cosa che vi passa nella testa, come è andato il primo giorno di scuola, se vi interessa qualche video inerente alla scuola, qualsiasi cosa, probabilmente lo farò anche io un video inerente alla scuola, però vabbè. E niente, che dirvi, io spero che vi sia piaciuto il tutto, iscrivetevi al canale e vi mando un bacione e al prossimo video, ciao pasticce.